tacciano le armi. Anche Isernia ha un'iniziativa per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. A volerla fortemente il vescovo della diocesi di Isernia-Venafro, Monsignor Camillo Cibotti. Il Signore tocchi la mente e il cuore di quanti detengono il potere. L'invocazione del presule nel corso dell'omelia tra le mura della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Che le armi tacciano. Una richiesta accorata che tutto il popolo di Dio rivolge a al nostro Signore Gesù Cristo per implorare la pace. La pace prima di tutto in questo focolaio che è molto vicino all'Europa, all'Ucraina, ma vogliamo pregare per la pace in tutto il mondo e vogliamo anche in questo modo chiedere al Signore che tocchi la mente e il cuore di quelli che detengono il potere, perché sappiano riscoprire altre metodologie, altri modi per risolvere questioni che certamente la guerra, più che risolvere, incancrenisce e anzi rende ostili gli animi. Noi vogliamo con tutto il cuore che questo momento sia inteso come un momento di debolezza, forse anche di ira improvvisa, ma che ecco, specialmente ecco, l'Ucraina e la Russia si siedono intorno a un tavolo e possano discutere non su come barattare territori o discutere su armamenti, ma piuttosto sul rispetto della persona, della propria integrità nazionale, il rispetto delle popolazioni, specialmente dei bambini. E il pensiero alle popolazioni sofferenti e prima di tutto ai bambini sarà rinnovato nell'ambito di una nuova analoga iniziativa all'insegna del raccoglimento e della preghiera. Si terrà giovedì 31 marzo a partire dalle 21 a Venafro presso la parrocchia di San Martino.